Sono rimasti due argomenti da fare. Uno lo facciamo adesso e l'altro lo facciamo mercoledì. Diciamo come teoria. Poi oggi pomeriggio facciamo gli esercizi su queste cose che abbiamo fatto oggi. Allora, che cos'è una porzione di superficie regolare e che cos'è un integrale superficiale? Allora, noi abbiamo φ, stavolta è una φ di uv che è una x di uv, y di uv, z di uv. Allora, uv appartiene a T. Allora, T è un insieme compatto del piano. È un insieme compatto del piano, quindi chiuso e limitato. Φ va da T, che è l'insieme dei parametri che sta nel piano V, io per comodità l'ho disegnato al primo quadrante, però chiaramente T può essere, basta che sia compatto, a valori in un aperto A contenuti in R3. Allora, come funziona? Questo è finito. È il sostegno della nostra porzione di superficie regolare. Ok? Cioè, avete questa insieme che viene, come dire, deformato e va a finire su questo insieme qua. Questo qua è contenuto in un aperto di R3. Quindi questo è un insieme bidimensionale. Perché bidimensionale? Perché è parametrizzato da due ordinate. Invece A, che lo contiene, è un aperto tridimensionale, quindi noi facciamo solo porzioni di superficie regolari in R3. Si potrebbero fare anche in Rn, però noi non le facciamo. Le curve le abbiamo fatte col sostegno in Rn. Invece le porzioni di superficie regolare le facciamo soltanto in R3. Allora, φ appartenente a C con 1 di T si dice porzione di superficie regolare se e solo se per definizione. Allora, qua ci sono due condizioni. La prima condizione è che φ ristretta la parte interna di T sia iniettiva. Invece tutti i punti della frontiera di T possono anche andare a collassare in un solo punto su φ di T. Ok? Cioè, φ è iniettiva, cioè, se ho due punti che stanno all'interno di T, φ di x e φ di y devono essere necessariamente distinti. X e y sono distinti, φ di x e φ di y, diciamo 1v1 o 2v2 sono distinti, φ di 1v1 e φ di 2v2 sono distinti. Chiaro? Secondo, φ chi è φ? U è il vettore delle derivate di φ rispetto a U, φ ricordo è di classe C1, quindi sarebbe dx in du, dy in du e dz in du. Per brevità non ci scrivo calcolati in uv, ma si capisce. E φv, cioè il vettore delle derivate rispetto a v,
Questi qui sono linearmente indipendenti per ogni coppia di punti UV che sta nella parte interna di qui. In particolare, quindi quando io fisso UV, che deve succedere? Questi due vettori diventano due vettori di R3. Questi vettori di R3 in ogni coppia UV devono essere linearmente indipendenti. Una curva regolare come deve essere? Quella non aveva due vettori perché era phi di t, la variabile era 1, non 2. Però cosa doveva succedere? Doveva succedere che il vettore velocità doveva essere sempre diverso da 0, dal vettore nullo. E in questo caso, queste che sono le due velocità di parametrizzazione rispetto a U rispetto a V, devono essere linearmente indipendenti, ma in particolare se i due vettori sono linearmente indipendenti, possono essere nulli? No, perché se fossero nulli, anche uno solo dei due sarebbero già linearmente indipendenti. Devono essere non nulli, ma c'è una condizione in più: essendo linearmente indipendenti, in ogni UV non sono mai allineati. È chiaro? Non sono mai allineati. Ok? Ora, questa è una porzione di superficie regolare, quindi a me interessa. Allora, scrivo qua definizione. Φ della frontiera di T si dice bordo di T. Il bordo del sostegno è l'immagine della frontiera di T. Quindi la parte interna va sulla superficie, la frontiera di T va sul bordo. Può capitare che phi di t sia senza bordo. Cioè, cosa può capitare? Per esempio, se io sto parametrizzando una superficie sferica e quando vado a parametrizzare tutta la frontiera di t lo mando nel polo nord, può capitare? Certo può capitare. Oppure a quel punto è come se il bordo non ci fosse. Però diciamo, se invece la mia funzione è iniettiva fin sul bordo, fino sulla frontiera, l'immagine della frontiera lo chiamiamo bordo. Allora voi avete la vostra patatina, diciamo sfoglia di patata, che l'avete fritta, quella si deforma, si mette in R3, fa la vostra superficie e la frontiera della vostra patatina bidimensionale diventa il bordo della patatina in R3. Chiaro? Va bene, allora cosa ci interessa delle superfici? Ora, qua sono proprio cenni, perché prima di tutto non facciamo le superfici in Rn qualunque, ma lo facciamo solo in R3, prima. Secondo, facciamo solo l'integrale di prima specie. Cioè adesso andiamo a vedere che cos'è l'area di una superficie e che cos'è un'integrale superficiale. Però facciamo esattamente quello corrispondente all'integrale delle curve, diciamo di prima specie delle curve, cioè non prendiamo le forme differenziali. Qua per andare a fare l'integrale di una forma differenziale dovremmo andare a definire le due forme differenziali. Non abbiamo tempo e non lo possiamo fare. Chiaro? Ok, allora come si fa l'area di una superficie, di una porzione di superficie regolare, per meglio dire? Area di una porzione di superficie regolare
area di phi, per definizione, è l'integrale esteso a t di la norma di phi u esterno phi v in du dv. Il prodotto esterno diciamo v esterno v doppio è il vettore che viene dal determinante simbolico di questa matrice qua, una specie di determinante, perché questo è E1, E2, E3, sono i tre vettori della base canonica. Poi qua ci va V1, V2, V3, V1, W1, W2. Quindi avete E1, quindi se preferite questo è E1 per V2, W3 meno, anzi, scriviamo proprio le componenti, le tre componenti. Le tre componenti sono V2, W3 meno W2, W3, poi sono W3, V1 meno W1, no, qua è meno e qua è più, V1, V3, e poi V1, W2, poi mettiamo V1, W3, più W1, W2. Qua è meno. Ah, questo meno questo, questo meno questo, qua si cambia di segno perché con la regola del calcolo del determinante. È un determinante, non è un vero determinante, perché qua questi sono scalari, ma questi tre sono vettori, sono i tre vettori della base canonica. Quindi quando vado a svilupparlo come se fosse un determinante, questa è una definizione, non c'è niente da capire. Avete fatto anche in fisica, quindi il prodotto esterno lo conosco. Ora, perché mi interessa questo prodotto esterno? Questo prodotto esterno mi interessa perché quando io ho un parallelogramma nel piano V, V doppio, l'area di questo parallelogramma è esattamente area del parallelogramma, basta fare un semplice conto, è uguale esattamente alla norma di V esterno V. Fate il conto nel caso particolare che W sia W1, qua li mettete in R2, fate W1 0 0. Questo qua fate V1, V2, 0, perché la Z è 0, questo è l'asse X, questo è l'asse Y, questo è l'asse Z, vi fate il prodotto esterno, vi fate il conto, vedete che viene su. Ora, perché mi interessa questo? Adesso vado a fare di nuovo la mia figura, la faccio qua sopra. Perché questa definizione mi dovrebbe dare l'area della superficie? L'area della superficie, se la superficie è regolare, cioè percorre il sostegno una volta sola, dipende dal sostegno, non dipende da come viene parametrizzato. È analogo a quello della curva, no? Ci sarà una superficie equivalente, quindi... perché mi dovrebbe dare l'area della di questo come sostegno? Perché? Allora, partiamo da un punto di coordinate U0, V0. Qua c'ho U0 più delta U, anzi chiamiamolo UV. Qua c'ho U più delta U, V.
qua c'ho U virgola V più delta V, e l'altro sarà U più delta U, V più delta V. Qua siamo dentro T. Adesso che succede quando io vado a finire sul mio sostegno? Questo è Φ di UV. Beh, quando vado a calcolare Φ di questo, Φ di questo punto qua, di questi punti qua, cosa mi verrà? Mi verrà circa, allora, Φ di U più delta U, scusate, U virgola V più delta V. Per esempio, facciamo questo. Questo chi è? È circa Φ di UV più delta V per Φv. Se andate a approssimare con, diciamo, con la differenziabilità di Φ al primo ordine, ricordatevi che Φ ha valori vettoriali, cioè tre coordinate. Quindi, viceversa, se vado a calcolare Φ di U più delta U virgola V, questo sarà circa, se diciamo trascuro i termini di ordine superiore, sarà circa Φ di UV più delta U per Φ di U. Quindi, trascurando i termini di ordine superiore, quando vado a fare anche Φ di U più delta U, U più delta V, mi viene un parallelogramma. Non viene veramente un parallelogramma perché la superficie è curva, non è piatta. Però diciamo, a meno di termini di ordine superiore, quel pezzetto di superficie, quella finestrella, nella realtà viene una finestrella sulla mia superficie fatta così, leggermente curva, però se delta U e delta V sono piccoli, più sono piccoli, più quello si può, diciamo, approssimare con un parallelogramma. Ok? E questo parallelogramma com'è fatto? Parte dallo stesso punto, Φ di UV, quindi se io ce lo tolgo, porto questo punto all'origine, com'è fatto il parallelogramma? Un punto sta nell'origine e i due lati sono delta U Φ di U, delta V Φ di V, delta U Φ U e delta V Φ V. Ma quando vado a fare la sua area, come si fa? Delta U per delta V, e poi devo fare l'area di, cioè quelli sono scalari, quindi si possono portare fuori, e poi lo devo fare l'area del parallelogramma che ha per lati Φ e Φv. Quell'area è esattamente la norma di Φ esterno Φv. Naturalmente, quando passate dalla, diciamo, approssimazione con tanti piccoli parallelogrammini, qua bisognerebbe, diciamo, per far vedere che vale questa approssimazione, bisognerebbe fare sviluppare gli opportuni teoremi, ma non è il caso, no? Questa per noi è una definizione punto e basta, sto solo facendo, dando un'idea di perché funziona. In quel caso, quando passiamo all'integrale, mi verrà l'integrale su tutto t, perché u e v variano in t, di che cosa? Di questa norma in du de v, invece che una sommatoria con i delta u e delta v. Ok? Ok. Adesso non è, diciamo, ripeto, questa è una definizione, quindi non c'è nulla da capire più di tanto. Quello che possiamo fare, possiamo dare una qualche superficie elementare, per esempio una superficie sferica, no? La possiamo parametrizzare e andare a vedere che se andiamo a calcolare l'area della superficie sferica ci fa quello che deve fare. Ok? Questo come esempio. Vediamo se ne abbiamo il tempo, se no lo facciamo dopo, dopo pranzo. No, abbiamo solo 4 minuti. Allora, direi che lo facciamo dopo pranzo, però in questi 4 minuti voglio ancora andare a definire. Lo definisco qua sopra. Se Φ è una porzione di superficie regolare,
quindi Φ va da T contenuti in R2 compatto a valori in A contenuti in R3 aperto, e poi abbiamo una F definita su A a valori in R. Allora, che cosa si intende quando si scrive integrale di F lungo Φ in D sigma? D sigma, perché non mettiamo DS? Perché D sigma sta a ricordarci che è una superficie. Quindi, e magari se io scrivo DS voi capite che è una curva, no? Invece D sigma sta a ricordarci che è una superficie. Questo per definizione è l'integrale esteso a T di F di Φ di UV in, per la norma di Φu esterno Φv du du. Quindi l'area di Φ non è altro che per definizione l'integrale di 1 esteso a Φ in D sigma. Quindi diciamo l'area di una superficie non è altro che l'integrale della funzione 1, come per le curve, no? Ovviamente se ci metto una funzione F che vale 3, invece di venire la superficie della 3 volte la superficie, se ci metto una funzione che variabile oscilla per esempio tra 3 e 5, mi verrà un numero compreso tra 3 volte la superficie e 5 volte la superficie, e così via. Ok? Quindi non solo posso definire cos'è una superficie, cos'è l'area di una superficie, ma anche l'integrale di una funzione lungo una porzione di superficie regolare. Questa è la definizione. Ovviamente adesso abbiamo, dopo pranzo, abbiamo un paio d'ore per fare esercizi su superfici, integrali superficiali e integrali di forma differenziale. Va bene?